Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, come avete intuito dalla maglia e dal fatto che siete sul canale di Simon & Simon. Dietro alla videocamera c'è Simona di Simon & Simon. E qui con noi c'è, come hai detto, che si chiama Astolfo. Cornelio. Cornelio. E il PC di Simon & Simon, che ci è appena arrivato da IKEA, che è un sito che vi permette di assemblare il PC e farveli spedire. Ma hanno chiesto quelli di IKEA, molto gentilmente, di fare il video dell'unboxing. E io gli ho detto, ok, facciamo il video dell'unboxing. Quindi questo è il Ma video diciamo la verità, avevamo già intenzione di fare il video dell'unboxing, dell'unboxing, quindi. ok, dell'unboxing. Quindi via. Una cosa, questo PC pesa 54 kg, non so come sia. 3 50 kg. Secondo me ce ne sono due dentro. spero di sì. Spero di sì, Ma quindi iniziamo a prendere il muore. secondo me ho sbagliato a comprare, ho comprato un automa. A prendere il muore. Secondo me c'è quello che me lo monta, Ma se lo metti praticamente. sul Ma ci sono i letto? buchini, eh? Se lo metti sul letto? Sì, ci sono i buchini proprio come lo devo montare. Ma sarà morto. Stiamo prendo al contrario, forse. Non lo Non è. so, c'è uno squat. Quando mi arrivano i pacchi da IKEA, questo che sto tagliando adesso è il sigillo di garanzia. Dovete controllare che non sia ammaccato né bagnato né niente. Questo è un po' abbozzato, ma chi se ne. Quindi spero che non sia troppo abbozzato. Abbozzato. Ecco, se magari ti sposti dall'altro lato, così posso riprendere tutta l'attività, nel senso che giri anche il pacco, magari. Giro come? Così? No, siamo in piedi, ma. Così? Dio! Chiatto verso di te, così. Ah, sì, ah, sì. Niente, io non posso, non ce la posso fare a fare questo unboxing con te. Mi sa che sotto sopra, sotto sopra. Non si capisce molto bene niente. Allora. Cavi, 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 cavi. Allora, facciamo vedere cavi, Ripiano. cavi, cavi. Questo è il ripiano del monitor Il monitor è sotto e il sopra. monitor. E altri cavi. Attenzione che potresti venire soffocato da questo televisore. Bene. Altri cavi. Ondevo di cavi. Cavi, cavi come se non ci fosse un domani. Allora, il monitor che ho preso è un Imaya, non so come si scrive, da 24 pollici scarsi, che però è una tecnologia nuova, non è un... È un... Però light. Yama, scusate, 23 pollici, LED, Full HD, HDMI, DVI e sti cazzi, Non dire che parole. ha un tempo di risposta un pochino alto di 5 millisecondi, ma una tecnologia che stanca poco la vista e che quindi va bene per Va bene, simili dai, lo scene. montiamo Lo dopo. montiamo Adesso dopo. mettilo più da parte. Sì, dai, cerca di romperlo così il primo giorno. Quelli Subito. di chi ne sarebbero contenti, così poi dovresti comprarne un altro. Uno sta taglierino. Allora, immagino che in una delle altre casse ci sia il case con tutte le cose riassemblate, però che ho chiesto l'assemblazio del PC. Lì sotto Nell'altra ci sarà cassa l'omino che ci l'omino che ci assemblerà sarà tutto. No, ma aspetto che una cassa sia vuota con la tastiera e basta, questa. Ma aspetto che abbia solo la No, io tastiera. mi aspetto onestamente che ci siano tastiera e scatole. Le scatole delle varie schede, forse. E invece se ci sono i pezzi da montare ci divertiamo. Perché dovete sapere che anche se poi visto, cioè io ho pagato perché venisse montato, ci sono le scatole infatti. Può essere che per non farle danneggiare me le montino, me le testino e poi me le rismontino. Come a somma gioia, visto che a me non piace montare PC. Allora, cosa abbiamo qua? Sì, è pieno. Devo montarmelo io, porco cane. Sì, ma non lo sbatacchiare. Questo è l'alimentatore che è un boh, però qualcosa, qualcos'altro, figo, molto figo. Poi tutte le specifiche, perché mi spiego perché non so niente del mio computer, perché i pezzi erano finiti e li ho dovuti cambiare all'ultimo minuto, quindi non so che cosa ho cambiato. Sì, vabbè, non c'è bisogno che la cacci così subito, no? La devi cacciare proprio fuori.
Addio! Cosa sono le scatole? No, sono montato, c'è giusto, giusto il cavo. No, non iniziamo a... Ma quello è il cavo del computer. Quindi non devo vedere... altri cavi. Altri cavi, ok, va bene. Ma aspetto che sia così per tutto. Andiamo al pezzo forte. Cioè, ci però dico, non li buttare sul letto adesso i cavi, perché sennò poi si confondono, poi non capisci più niente. Ricordiamoci che qua c'è il cavo. Pazienza, tutto... La sì, poi quando assembleremo magari vi faremo vedere come sarà il PC finito. Esatto. Poi cosa abbiamo preso? Cacchio è questo? Non so neanche cosa hai comprato. No, non lo so. Ah, la scheda madre. Deficiente. Vabbè, non ci interessa sapere cosa. Il processore, un bel i7 i7-4790. Fico. Mettiamo via. Guardate l'imballaggio perfetto di tutto. Occhio che c'è il taglierino che a momenti va a finire sulla scheda di quello. Esatto. Altri cavi, va bene, guaine, cazzi mazzi. Poi, pezzi forti, vabbè, avete già visto il processore che già quello mi è costato un occhio nella testa. La scheda mi stavo dimenticando, siccome ho preso un fisso e noi abbiamo il wifi, ho dovuto prendere la scheda con l'antennina, se no come facciamo a caricare il video? La scheda video, signore e signori, la scheda video che è pesante, temo che ci sia dentro una scheda video da montare, una Radeon R9 290X, che è costata praticamente metà del computer. Per chi mi chiedeva i video di Far Cry, sì, tra i miei video di Far Cry grazie a questa bestia. Giocheremo a Watch Dogs in tutto il suo splendore. E la scheda video da montare! E vai! Io non so montare la scheda video. Dai, poi ci... Fiallo. Chiedevo l'aiuto di Fiallo. La scheda video neanche la lasciamo fuori. Oh, aia! Non c'è bisogno di picchiarmi! Scusa. Questa è la RAM. Direi. I banchi di RAM che sono già stati montati. Ho preso 16 giga di RAM, due banchi da 8 a 1600 MHz, non sono quelle nuove, sulle DDR3, non sulle DDR4, perché costava troppo cambiare tutto, non ne valeva la pena, troppo nuova come tecnologia. La tastiera da gaming, il mouse da gaming, già ce l'ho che me l'ha regalato Simo. Sì, vabbè, non c'è bisogno di tirarla fuori tutta. Che si illumina e che odora di nuovo con il suo cavetto. Figata. È una normalissima retroilluminata, retroilluminata. Andiamo al pezzo forte. Il pezzo forte. Fico. Dai, mettila di là, tanto. Bene, ho capito perché ci vanno mille scatole. Ma non peserà 50 kg sto PC, spero. Questo non ce la faccio a metterlo sul letto. No. Non ce la fai neanche ad aprirlo. L'ho scocciato bene. Adesso andiamo anche il case grosso così. Ti immagini il case grosso così? Sì, dobbiamo... Grosso così? Davvero? Sì, davvero! Potresti venire più vicino cortesemente, che essendo attaccata ad un cavo. La notte è l'impacchettamento perfetto del pacco. Attenzione, la scheda video è stata testata e smontata per evitare danni durante il trasporto. Installarla poi riavviare la macchina. Vedi? Ci sono le istruzioni col QR code. Lo sapevo già che sarebbe arrivata così, avevo informato un po' di prima. Beh, dai, ti hanno dato le istruzioni. Cosa vuoi più? Un tucano. Una lucana. Ed ecco qua la mia bestia che peseva 50 kg. Ma ci va sotto là? No. Ce la fai? Ecco perché pesava così tanto. Un attimo.
Scusate la qualità pessima, ma sto registrando con... Come l'iPhone ha deciso che non aveva più spazio. L'iPhone non ha più spazio e ha deciso di abbandonarci. Io che spazio per espandere non ci ce n'è, eh? Solo che vabbò, è tutto nero, non vedrete una ceppa, ma... Non è illuminato, mi dispiace, non sono fighettino che vuole le cose illuminate, vuole le cose che sparano messi. Aspetta, ho un'idea! Usa la luce dell'iPhone. Ho un'idea! Yeah! Bene, bene. Come vedete lì c'è un'apertura. Hanno già montato, fai vedere bene niente, ma hanno già montato tutto, solo la scheda video per evitare danni. Ma direi che è abbastanza giusto. Quindi niente, noi speriamo che nasca una buona collaborazione anche con i kill. Il PC me lo sono pagato io con i miei soldini adesso. Spero che ci mandino cose da testare, così magari facciamo vedere anche come sono, come sono i clienti, come l'assistenza, spedizione. La spedizione ci è voluto un po' di tempo, ma abbiamo risparmiato un sacco di soldi. Ma ti lamenti pure, a me non è neanche arrivato ancora il boxettino per il mio hard disk. Mi ricordo che questo cosa comporterà, avere questo PC che si mola, si prende, fai vedere, il mio dell'ore, che non so se avete mai visto. Questo adesso me lo prendo io. E questo invece me lo perché il mio computer, voi non lo vedete, è dietro Simone, esattamente qui, nell'armadio. Defunto. Quindi niente, bene. Mi faremo vedere magari il PC tutto montato, faremo, non lo so, qualche gameplay di prova per farlo vedere. The Forest al massimo, per esempio. No, ve lo faremo vedere solo montato, credo. Perché poi bisognerà installare tutto. Installare tutto. Quindi niente. Niente, lo assembliamo e riprendiamo fra un pochino. Ciao! Ciao! Eccoci qui col PC assemblato. E notiamo che c'è qualcosa che non quadra, ed è anche un motivo per cui è passato così tanto tempo da quando abbiamo fatto il primo pezzo del video. Questa è la mia televisione, perché il monitor che ci è arrivato è rotto. Momento triste per dire che il monitor è rotto. Continuiamo con le cose negative. La scheda wifi che ha ben 3 antenne mi prende meno del portatile. Aspetta, vi faccio vedere le 3 antenne se riesco. Ci riesco, no, è troppo buio. Vabbè, è troppo buio. Vabbè. Prende meno, cioè prendo 3 tacche qua e 5 tacche qua. Col vecchio dell'one che è passato in mano a Simona. Yeah. Ma sto facendo la procedura di rimborso, quindi questo potrebbe essere anche un modo per farvi da testimone su come va le OMA, si chiama, la procedura di restituzione, per vedere come è il servizio clienti di IKEA. Quindi per adesso siamo soddisfatti, mi hanno mandato i moduli da compilare, vediamo come va il resto della procedura. Fine delle cose negative, cose positive, c'era un gioco, cioè ho provato il fisso nuovo, con subito le cose pesanti, Watch Dogs. Vi ricordate che in auto laggava bestia? Bene, vediamo adesso come va. Eccoci qui con Watch Dogs. Vi ricorderete che il problema era appunto quando guidavo. Era giusto la missione in cui devo guidare. Quindi, proviamo un attimo quest'auto e vediamo come va. 911, qual è l'emergenza? Ditegli di sbrigarsi. Vedete, adesso va lentamente, tac. Guarda che spettacolo. Sì, fai sempre schifo però. Vabbè. Ma adesso faccio schifo di mio. È distrutto mezza. Allora, mezza città. Sì. Andiamo a distruggere questo convoglio se ce la faccio, così vedete anche che andando a tutta velocità in mezzo al traffico. Ah! Soprattutto di qua stava facendo zombie. Complimenti, non è distrutto nulla. Ancora per il bersaglio è stato immobilizzato. E io scappo. Oh, ops. Invece sono all'inseguimento. Devo uscire dalla zona della missione. Ma cosa devo fare? Devo scappare o devo uccidere? Adesso gli vado addosso. Chiamate altri uomini, finiamo sta storia. D'accordo. È mio. Devo riuscire a straordirlo senza ucciderlo. E l'ho ucciso.
Naturalmente. Vabbè, giusto per farvi vedere uno quanto sono impedito e due che Watch Dogs gira alla grande. Peccato che mentre stavo facendo questo video schermata blu. È una maledizione. Vabbè, volevo anche dirvi che appunto grazie alle nuove potenzialità di questo PC vedrete di sicuro dei video di The Forest, perché sono usciti un sacco di aggiornamenti, nei video di Watch Dogs, perché mi piace un casino il gioco, finalmente riesco a guardarmela a pieno. Detto questo... E prossimamente ci sarà anche Far Cry. Far Cry, giustamente, quindi restate sintonizzati, mi raccomando, fateci sapere se volete vedere video di Far Cry, fateci sapere cosa ne pensate del PC, di chi, di noi, di tutto quanto, cosa ne pensate del mondo. Lasciate un commento, condividete, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao! Ciao!